Oggi parliamo di Toscana, parliamo della nostra regione, una regione che è un territorio importante, una regione ricchissima, soprattutto dal punto di vista ambientale, un ambiente da rispettare e ovviamente da tutelare. Per farlo bisogna però partire proprio da qui, dal presente. Bentrovati quindi a tutti i nostri telespettatori per questa prima puntata di Toscana Presente, una puntata in cui parleremo in particolar modo della qualità dell'aria in Toscana, affronteremo quindi comunque sempre temi ambientali. Per questa prima puntata in particolare ci concentriamo su qual è lo stato dell'arte dell'aria in Toscana, qual è lo stato di salute dell'aria in Toscana. Lo facciamo con un ospite di riguardo, che è l'assessore all'ambiente, difesa del suolo e protezione civile, Federica Fratoni, assessore regionale, che insieme alla quale affronteremo questi temi e cercheremo anche con la dovuta precisione di parlare di che cosa è stato fatto, che cosa la Regione Toscana ha fatto per migliorare la qualità dell'aria, per investire anche nella salute dei cittadini. Per Federica, prima di farti qualche domanda, approfondire appunto l'argomento, vediamo la nostra scheda informativa che intanto ci dà un'idea, ci fa entrare nel vivo dell'argomento qualità dell'aria in Toscana. La sigla PM10 identifica quel materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10 micron, ovvero 10 millesimi di millimetro. È costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide e denominato in gergo tecnico aerosol. Esso infatti è un insieme di particelle solide e liquide disperse nell'aria con dimensioni relativamente piccole. Queste particelle, chiamate anche polveri sottili, sono dichiarate cancerogene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nuociono gravemente alla salute. Ma com'è la situazione dell'aria in Toscana? Dal 2007 al 2018 la situazione è andata via via migliorando, grazie anche al controllo costante delle 35 centraline installate nella nostra regione. Come si può vedere dal grafico, nel 2018 i superamenti giornalieri di PM10 dei 35 consentiti per legge sono registrati solo dalla centralina di Lucca Capannori, evidenziata in blu. Le cause di questo inquinamento sono state accertate grazie al progetto regionale PATOS. L'inquinamento è determinato soprattutto dalla combustione della biomassa, sia attraverso l'uso di legna o pellet per il riscaldamento, che dalla pratica, purtroppo ancora diffusa, di bruciare all'aperto sfalci e potature. Va anche sottolineato che la combustione delle biomasse contribuisce con il 53%, mentre il traffico costituisce solo il 18%. Il restante 29% è da suddividersi tra composti chimici emessi da attività industriali e agricole e dalle microparticelle di terra e sale marino portate dal vento. Anche per il biossido di azoto, generato solitamente dalle automobili, centrali termoelettriche e riscaldamento, la situazione è andata a migliorare negli anni. Basti pensare che la metà delle centraline nel 2007 superavano il valore limite della media annua, arrivando invece nel 2018 ad avere la sola centralina di Firenze-Gramsci a superare tale limite. Ed eccoci tornati in studio e quindi abbiamo visto questa scheda dove in particolare abbiamo visto proprio come in un arco di tempo di 11 anni la qualità dell'aria sia effettivamente migliorata. Però chiediamo all'assessore Fratoni
se rimangono comunque, se permangono comunque delle zone ancora un po' critiche da questo punto di vista. Beh, intanto grazie per questo spazio, perché parlare di qualità dell'aria oggi è un tema di grande attualità e l'informazione al cittadino è uno degli elementi essenziali della strategia poi per il miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo. Beh, la Toscana è sicuramente una regione che da questo punto di vista non soffre i problemi di altri territori, vedi la pianura padana, uno su tutti. Certamente è una regione che nel corso del tempo ha messo in campo tante azioni per migliorare la qualità dell'aria, pensiamo a tutti gli investimenti sulla mobilità sostenibile per il passaggio dalla gomma al ferro. Oggigiorno assistiamo sempre di più al mercato, allo svilupparsi del mercato dell'auto elettrica e quindi questo necessita di un'infrastrutturazione che per esempio in città importanti a partire da Firenze sta prendendo campo e quindi nel corso degli anni effettivamente abbiamo registrato dei sensibili miglioramenti. Questo però non basta perché proprio nell'area maggiormente urbanizzata della Toscana, quindi che va dal capoluogo fiorentino fino alla costa, sussistono delle aree ancora critiche a seconda degli inquinanti che prendiamo in esame. Per quanto riguarda le polveri sottili, che sono il prodotto soprattutto fonte principale riscaldamento domestico, ancora oggi registriamo ancora superamenti dei valori limite nella piana di Pistoia Prato, nella piana lucchese. Per quanto riguarda invece il biossido di azoto, legato più al traffico veicolare, questo si concentra ovviamente nell'area fiorentina. Quindi diciamo che è lì che ci dobbiamo concentrare. La Regione Toscana in questi anni ha fatto un lavoro importantissimo, prima di tutto creando quella rete di rilevamento diffusa, scientificamente testata, che ci dà dei dati incontrovertibili rispetto ai quali elaborare le strategie e le azioni. Per dirne una, quando io mi sono insediata alla Giunta regionale, i comuni sui quali operavamo i rilevamenti erano soltanto 14, oggi sono più di 60 e fra l'altro questi comuni si sono impegnati insieme alla Regione Toscana a mettere in campo, allorquando si verificano, si registrano sforamenti, quelle ordinanze contingibili urgenti che magari sono un po' antipatiche per il cittadino perché vanno a colpire abitudini consolidate, ma che sono necessarie proprio in una strategia corale per rientrare nei valori limite e quindi migliorare tempestivamente i dati giorno dopo giorno. Quindi questo poi ha avuto il suo culmine nell'attività di programmazione che abbiamo completato lo scorso anno con l'approvazione del piano regionale della qualità dell'aria, che è un piano un po' diverso dagli altri. Uno può pensare, si fa il piano, poi quando si è fatto il piano si mette in un cassetto. In realtà il piano della qualità dell'aria ha questo valore aggiunto che riassume in un atto di pianificazione quelle azioni che sono già contenute in altri piani, ma vengono valutate nell'ottica appunto del miglioramento dell'aria che respiriamo. E quindi si parla di mobilità, si parla di piantumazione, si parla di efficientamento energetico, un'altra grande scenario, un altro grande settore nel quale ci siamo mossi e poi magari ne parliamo dopo, però ecco, diciamo, il piano dà il senso davvero di questa strategia e pone un obiettivo molto ambizioso ma anche molto concreto e tangibile, cioè entro il 2020 i cittadini toscani in nessuna parte della Toscana dovranno essere sottoposti a sforamenti di valori limite per i gas inquinanti, le emissioni, quindi di PM10, PM2,5, biossido d'azoto, insomma un lavoro credo importante nel quale crediamo molto. Ecco, visto che hai parlato dei cittadini, è che è importante ovviamente anche una campagna informativa, diffondere nei cittadini delle buone pratiche, perché comincia già da noi, dalle piccole cose, il miglioramento ambientale. Ecco, su questo la Regione ha proprio fatto una campagna informativa, di che cosa si è trattato? Sì, abbiamo varato una campagna Aria di Toscana che con messaggi semplici dà alcune regole fondamentali e cerca di creare anche una certa cultura intorno a queste tematiche. Devo dire che rispetto ad anni fa c'è molta più sensibilità intorno ai temi ambientali in generale.
quello che magari dobbiamo far capire al cittadino è che si possono conseguire grandi risultati se tutti nei nostri comportamenti quotidiani adottiamo delle regole anche semplici, che vanno appunto qualche volta nel lasciare la macchina a casa, andare in bici, se ristrutturiamo casa adottiamo quelle soluzioni che sono energeticamente efficienti e via e via e via. Quindi c'è bisogno, ecco, di veicolare messaggi per i cittadini, per i ragazzi. Oggi tra l'altro noi assistiamo a una generazione molto attiva sui temi ambientali, da Greta Thunberg in poi, che vede anche nei nostri territori, anche a Pistoia, dei ragazzi straordinari molto impegnati. Ecco, noi dobbiamo veramente parlare a loro quando trattiamo queste tematiche, perché abbiamo bisogno di operare una piccola grande rivoluzione culturale. Quindi alcuni approcci, alcuni comportamenti devono diventare automatici. Noi non dobbiamo essere un po' come avviene nella raccolta differenziata. Quando siamo partiti, certo, era tutto molto faticoso. Oggi nessuno si sognerebbe mai di buttare la bottiglietta di plastica nel sacco dell'organico. Durissimo. Allo stesso modo si fa per tutti i temi ambientali, che sono importanti e comunque diventano aggredibili e conseguibili nei risultati solo se sono fatti propri nei comportamenti quotidiani del cittadino. Ecco, proprio quali sono le misure che avete messo in campo per il miglioramento della qualità dell'aria? Beh, dicevo prima che alcune azioni sono anche contenute in altri strumenti, no? Quindi faccio un esempio su tutte: la Regione Toscana ha finanziato per circa 70 milioni la realizzazione della tranvia di Firenze. Questo ha comportato una fortissima riduzione del traffico veicolare, anche se Firenze, avendo 200.000 cittadini che tutti i giorni entrano ed escono dalla città, ha ovviamente dinamiche molto complesse, ma certamente realizzare quell'infrastruttura ha prodotto un miglioramento ambientale registrabile, misurabile. Ma su questo devo dire, per dire cose che non sono strettamente contenute nel piano ma che fanno parte della strategia, noi abbiamo anche riorganizzato quelle che erano le agenzie energetiche provinciali, abbiamo riassunto questa competenza delle province e dei comuni e abbiamo organizzato un'unica agenzia regionale che si occuperà sì di controllare gli impianti energetici, le caldaie nelle varie abitazioni, ma al tempo stesso farà formazione agli installatori, farà formazione ai professionisti, farà campagne informative, creerà incentivi, questo per fare soltanto degli esempi. Faccio l'ultimo: noi stiamo concludendo un accordo molto importante con il Ministero dell'Ambiente, che finanzierà per 4 milioni di euro iniziative che stanno dentro il piano della qualità dell'aria, e in particolare ci siamo per esempio posti il tema di come offrire agli agricoltori una misura alternativa agli abbruciamenti che tutti noi conosciamo ma che sono così dannosi per la qualità dell'aria. E quindi andremo a finanziare per esempio i biotrituratori, cioè i cittadini potranno, secondo accordi con i comuni, con le categorie, avvalersi di un macchinario che gli consente di triturare quello sfalcio e magari di avere concime da utilizzare per le proprie coltivazioni. Quindi una serie di azioni che noi possiamo portare avanti solo se, ripeto, c'è un'adesione da parte degli enti locali, dei comuni in particolare, da parte delle scuole. Noi stiamo facendo un lavoro importante anche con l'ufficio scolastico regionale, da parte dei gestori dei servizi pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni dei consumatori. C'è un lavoro importante, ma che, per il quale oggi ci sono tutte le condizioni per rendere davvero la Toscana una regione all'avanguardia su queste tematiche. Bene, allora noi andiamo a vedere ora proprio come si misura la qualità dell'aria, visto che ne abbiamo abbondantemente parlato. Abbiamo intervistato Furio Forni, che è il responsabile per la qualità dell'aria e l'inquinamento acustico, che si è proprio addentrato in questa tematica. Vediamo. Per valutare la qualità dell'aria si utilizzano sostanzialmente due strumenti. È un po' come quando uno pensa di avere la febbre e utilizza il termometro per vedere qual è la sua temperatura. Per la qualità dell'aria si utilizzano le centraline di misurazione dei livelli di inquinamento, di qualità dell'aria, gestite da ARPAT, che sono sparse un po' su tutto il territorio regionale e che mi danno proprio il livello, diciamo così, la quantità di febbre che si misura appunto per quanto riguarda l'inquinamento. Ma questo non è sufficiente, occorre
aggiungere a queste centraline anche delle applicazioni modellistiche che ci vengono fatte dall'AMMA e che ci permettono sostanzialmente di poter determinare quella che è la rappresentatività spaziale delle centraline. Cioè, quando io faccio la misura in un punto, devo conoscere qual è l'area del territorio a cui poter riferire questa misura. I dati poi che uno rileva sono confrontati con i limiti di legge e laddove, diciamo così, queste misurazioni superano i limiti di legge si dichiarano, diciamo così, le aree di superamento. Il progetto PATHOS è un progetto regionale che è stato fatto in collaborazione con le Università di Firenze e di Pisa, oltre che con ARPAT e con l'AMMA. È un po' il fiore all'occhiello di tutte le attività conoscitive fatte dalla regione e parafrasando un po' l'esempio di prima della febbre, come quando uno, misurata la febbre, va a fare delle analisi specialistiche per vedere le cause. Ecco, il progetto PATHOS fa proprio questo, analizza in modo dettagliato il contenuto di quello che si deposita sui filtri delle centraline di qualità dell'aria di ARPAT e ricerca delle particolari sostanze chimiche cosiddette traccianti. Attraverso questi traccianti si riescono a determinare in modo molto preciso le principali sorgenti che determinano l'inquinamento, in particolare per quanto riguarda il materiale particolato fine, cosiddetto PM10 o polveri sottili, che è, ricordo, il tipo di inquinante che ha il maggior impatto sulla salute umana, è un cancerogeno dichiarato così come dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La principale sorgente di inquinamento deriva dalla combustione delle biomasse, cioè dall'utilizzo della legna e del pellet per riscaldamento o dalla pratica, ahimè, ancora un po' troppo diffusa, di bruciare all'aperto sfalci e potature. Il piano regionale per la qualità dell'aria, diciamo così, parafrasando un po' l'esempio di prima, una volta che uno ha fatto le analisi deve fare la cura per poter risolvere i problemi e guarire. Ecco, il piano è proprio la cura con cui si vuole risolvere i problemi di inquinamento che si hanno in Toscana. La principale priorità che si è posta nel piano è quella di portare a zero entro il 2020 la popolazione che è esposta a livelli di inquinamento superiori ai valori limite di legge. Il piano individua tutta una serie di azioni e però come azione principale individua l'educazione e l'informazione ambientale. Infatti si è visto che sono i comportamenti individuali quelli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento, scegliendo per esempio di utilizzare la legna per riscaldarsi quando magari si ha a disposizione delle alternative come una caldaietta a metano oppure come le pompe di calore, oppure di bruciare all'aperto gli scarti e le potature piuttosto che farne del compost di alta qualità. Il piano quindi ha attivato una campagna di informazione che si chiama Aria di Toscana, che ha già visto una prima edizione che si è svolta da novembre del 2018, quando inizia un po' il periodo critico per l'inquinamento che diciamo così, copre un po' tutti i mesi invernali che vanno da novembre fino a marzo. Nessun incentivo e nessun divieto sono efficaci senza la partecipazione attiva di tutti noi. Possiamo contribuire con semplici scelte quotidiane e adottando comportamenti corretti. Ne va della salute e del futuro di tutti noi. Informiamoci e condividiamo su www.aria.toscana.it. Un bollettino sulla qualità dell'aria viene diffuso quotidianamente sul sito www.arpat.toscana.it. E ricorda, l'aria è amica se è pulita. Campagna informativa finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Siamo arrivati alla conclusione, facciamo un'ultima domanda all'assessore Fratoni. Qual è l'obiettivo che, dopo appunto il quadro che abbiamo fatto, poi si pone in concreto la Regione Toscana per il nostro territorio e per i suoi cittadini? Abbiamo parlato di qualità dell'aria e ho già detto che cosa prevediamo, intanto di abbattere le emissioni al punto tale che i cittadini toscani non fra 20 anni ma domani, al 2020, non debbano più subire gli sforamenti dei valori limite. C'è però un tema più generale, perché certamente il ragionamento sulla qualità dell'aria, come altri percorsi che stiamo portando avanti, dall'economia circolare alla tutela delle acque, stanno dentro a una strategia più complessiva che ci viene dall'Europa, che è quella della sostenibilità, di agenda
2030, degli obiettivi che non sono solo ambientali ma sono anche molto sociali ed economici, che riguardano la vita di tutti i cittadini, perché un messaggio l'abbiamo capito: oggi l'ambiente non è più una nicchia per qualche amante del genere, è una direttrice di sviluppo imprescindibile. Quindi quello che noi possiamo davvero consegnare alle nuove generazioni è una revisione del nostro modello di sviluppo che persegua la strada della sostenibilità, quindi non più un progresso, una crescita fine a se stessi, ma un progresso e soprattutto una crescita sostenibile, quindi che sa tutelare l'ambiente e anzi fa della tutela ambientale un fattore di competitività, di miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini. E questo è un obiettivo che la Regione Toscana ha messo a fuoco a partire da questo piano, ma in tanti altri ambiti che sta sviluppando e che magari vorrete approfondire, io mi auguro. Intanto ringrazio, perché questo è un messaggio importante da veicolare. Abbiamo grande ambizione per i cittadini della Toscana e di Pistoia. Benissimo, e certo continueremo assolutamente a veicolare altri messaggi. Infatti questa è la prima puntata, noi vi salutiamo, però ci rivediamo poi alla prossima puntata, dove parleremo di un tema altrettanto importante, la difesa del suolo e il rischio idrogeologico, su cui anche qui molto è stato fatto. Grazie e alla prossima puntata.